Ed ecco qua lo chef Esecutive che è uscito allo scoperto, visto che Ca' del Pino ha riaperto dopo, non dico secoli, però dopo parecchio tempo. È un locale storico Certo. del Ravennate, abbiamo qua le foto ancora di Gardini, eccetera, eccetera, di tutta la famiglia, di tutto quel periodo là. Chiaramente che è un ricordo per i Ravennati, un bellissimo ricordo, quindi sono con lo chef che già dal 2018, Sì. che periodo era l'apertura? Novembre. Ah, ecco, quindi il periodo era più o meno questo, ecco, Questo qui, quindi di sì. Halloween, ecco, mi ricordo insomma che venni a vedere appunto questo che forse l'ultimo, no, il penultimo dei locali di Spadoni, che ne ha appunto alcuni, e quindi questo Ca' del Pino. Siamo sulla, come si chiama, Romea, ecco, Romeo. sulla statale, che è un po' anche adriatica, se vogliamo, perché comunque poi a un certo punto si può girare per Adria, Sì, perché certo. l'Adriatica in buona parte costeggia il mare Adriatico, ma in realtà è una località appunto all'interno. Bene, noi stavamo aspettando il collegamento con YouTube, ma come dire, abbiamo fatto prima così in leggera differita per questa intervista con lo chef al secolo, Rigoni Luca. ecco, che è il primo che risponde al secolo, perché è di Vicenza, molto probabilmente siete di grande cultura Eh qua, sì, perché là c'è, a Vicenza c'è, dimmene uno, Palladio, Palladio, il più ecco, famoso. vedi, Famoso è Palladio. informatissimo, benissimo. Bene, bravo chef, e quindi bene, bene, quindi adesso proprio l'ho scoperto, perché qui chiaramente che supervisiona tutto c'è sempre chiaramente Marco Cavallucci, due stelle Michelin, ma devo dire che con la ripresa dopo il Covid, quindi il cuoco è qui e lo possiamo anche tra l'altro intervistare, e quindi where do you from? Vicenza, Sa provincia anche le lingue, quindi risponde, ecco, perfettamente, quindi la Vicenza, provincia di Vicenza. di Vicenza, sì, Ecco, verso la montagna, Valdagno, Asiago. Altopiano, ecco. La partenza di Asiago, dopo i miei stati a Valdagno, e siamo di Valdagno. E da là siamo tornati verso il mare. Bene, bene, bene. Quindi ecco, cos'è successo? Quindi. Uno va alla ricerca della propria felicità, della propria soddisfazione No, personale, perché noi abbiamo parte. appena intervistato un milanese che è andato a finire, ma neanche a Bagno di Romagna, in un posto ancora Ah, più proprio sperduto sperduto. sulla E45, perché avrebbe trovato molto probabilmente, pensiamo, una moglie, una donna, insomma, ecco, non so se anche in questo Sì, anche in caso questo è finita caso è così, così, ecco, è finita quindi così e continua ancora così. Di cervi a Castiglione di Ravenna? Ravenna, Sì, ecco, proprio quella, così. ecco, quindi bene, bene, qui a insomma, pochi chilometri. E quindi bene, complimenti per il vostro menù, che come dicono i cartelli qui sulla Romea, è un menù di Di valle. valle, certo. Che Sì, poi sì. in provincia di Vicenza, cosa ne sapete voi delle vallette? Ormai sono 30 anni che sono qui, Ah, ecco, perché qualcosa ho là imparato. chiaramente non ce n'è, quindi. No, no, è Ecco, montagna, assolutamente. Ecco, bene, assolutamente bene, montagna. bene. E quindi questo è anche il periodo, tra l'altro, di Giovin Bacco, se è anche stato, c'è un, insomma, un menù per chi ci segue appunto in Proposta diretta, c'è Giovin una Bacco. proposta dove tra l'altro ho avuto modo di apprezzare questa sbriciolona prima di essere sbriciolata. È così? È così, è così. Ecco, Con la sua salsa di vin santo, e quella è la nostra quindi vin proposta. santo, che sarebbe quello toscano o quello trentino? No, sarebbe quello toscano, Quello sì, è quello toscano, quindi si toscano che usa sta proprio con noi. Noi abbiamo rigorosamente. usato quello, sì. Quella Ecco, per fare quindi questa salsa da mangiare sbriciolo, con che le poi ha delle patate. origini mantovane. Certo, sì, Ecco, da Mantova. quindi qui siamo in Romagna. Il cuoco è Sì. vicentino, e come mai questa scelta? Bisogna aprire un po' le porte, non si può solo mantenere nella cucina romagnola, bisogna provare. Come i cappellacci poi, del resto, Come i anche i cappellacci, certo. cappellacci che sono con un ripieno di zucca, e che zucche usate? La zucca mantovana. Ah, Sì. proprio quelle di, che Mantova. so, mi viene in mente quel posto in provincia di Mantova, Quistello, dove c'è anche Chateau Quistel, dicono i tamani, che dove c'è questo loro lambrusco mantovano, e c'è l'ambasciata, ecco, quindi il mitico appunto ristorante, e quindi bene, bene, quindi tortelli di zucca, e poi la sbriciolona, e poi L'anguilla, l'anguilla, ecco, in due versioni tra l'altro. sì, abbiamo l'anguilla ai ferri, abbiamo l'anguilla alla Comacchiese.
ecco. Quasi brodetto. Che poi io sinceramente a Comacchio non l'ho mai mangiato così, l'ho mangiato alla griglia e devo dire che mi piace più la vostra alla griglia, adesso il grigliatore in questo momento appena finito il pranzo mi stavo preparando per la cena appunto di questa sera, quella del sabato, e però qui c'è un grigliatore, ecco, quindi qui c'è un menù tra l'altro, perché qualcuno ultimamente notavo che ha Loreto praticamente ha inserito un menù alla griglia, perché adesso molto ovviamente sta tornando grazie a uno chef spagnolo che è il primo posto nei 50 best, sta tornando appunto alla griglia, quindi c'è un menù, ma qui c'è sempre stato. Sì, quindi, sì, siamo stato meno mai a sorpresa. Abbiamo un menù alla griglia, abbiamo quindi un menù quindi di pesce. Carne e pesce, prodotti di valle, carne tagliate, filetti, fiorentine. Quindi con la i capisaldi. La mora romagnola di Spadoni, che è il produttore al 50% di tutta la mora romagnola, intesa come carne da mangiare, chiaramente. Ecco, dopo le more romagnole al plurale, quella è un'altra cosa, magari forse lo chef ne sa qualcosa. E poi cosa c'è da ricordare? Ecco, per esempio, la cucina di valle, e poi sì, l'anguilla, ma anche il germano reale. Ecco, certo. Quindi il maschio. Un po' di cacciagione, certo. Sì. Brasato. Queste sono le specialità in questo ricco menù appunto del Cadelpino. E quindi altre cose, abbiamo una Azdora, tra l'altro, non so se si chiama così anche sì, qua. Sì, anche qui, certo si chiama Azdora. Azdora. Mettere provincia di Vicenza. Ma non c'è una gran cultura di. C'è più la cultura del torchio, della pasta fatta con il torchio. Ma le donne che fanno un po' tutto a casa, come si chiamano? Luca e Marco, vuol sapere quando arrivi lì al mercato? Marco Cavallucci chiama dal mercato coperto e fra qualche minuto. Ecco, ecco, perché siamo vicinissimi chiaramente a Ravenna, quindi un attimo, anzi siamo a Ravenna, nonostante qua vicino ci sia Marina Romea, ecco, possiamo dire così. Altre cose, chef, così la lascio andare, che magari è bene cose dire. Bisogna venire, provare. Ecco, bisogna venire, quindi, dallo chef Rigoni, qui appunto a Cadelpino, ci sono poi anche i vini, ad esempio io ho abbinato con l'anguilla, giustamente, Fortana, e tra l'altro forse del migliore produttore appunto di questo vino, che è una sorta di lambrusco di queste parti, che come dire arriva dalla provincia di Ferrara, visto che qui siamo appunto a Ravenna, quindi i vini poi sono scelti tra l'altro accuratamente da Andrea Spada che qui era presente chiaramente all'apertura, ma rimane sempre come dire questa ombra lunga che da Faenza arriva appunto qua, come del resto immagino ci sia sempre anche quella del caro Marco Cavallucci, e viceversa, ecco, poi magari vi scambiate anche delle ricette fra di voi, e quindi vi salutiamo da Cadelpino by Spadoni. Arrivederci.